Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era impegnato nell'organizzazione del programma della Tre Giorni di Feste in onore di San Giampiero, protettore degli alberghi abusivi. Ah, ma no, ma non esiste. Allora, Girolamo, lurido zozzo, puttane mamma scribano, ripetimi il programma di domenica per fico e per segno. Filo. Ore 9, la Santa Messa. Ore 9? Sì. Sì. Ma a quell'ora non sono neanche tornato dalla discoteca. No, la messa notturna. Metti alle 11 che c'è quella della Rai e la mandiamo sul maxi schermo. E se va in contemporanea col Gran Premio di Malesia? Porca Malesia. Cosa? Vabbè, Malesia? In quel caso ci guarderemo il Gran Premio. E chi vuole andare a messa si cercasse una chiesa, che ce ne sono mille. Ok, padre mio. Poi abbiamo ore 12 benedizione delle piadine al bar. Tane mamma. Ore 13 apertura stand gastronomico alla fiera del maiale. Tane mamma. Ore 15 gioco in piazza con le mamme sole dei più piccini. Maronna, questo programma è troppo fitto. Sì. Non c'è posto per la gag bank. Non si può levare qualcosa. Ma padre mio, ci proverò. Ora però scusate, ma vi devo ricordare che avete quell'importante appuntamento. Ma che cosa dici? Io e Svetlana ci vediamo stasera all'aperitivo. Ma no. No, l'altro importante appuntamento, quello col giornalista. Ah, oh, Maronna, quello scocciatore maledetto. Padre, abbiate pazienza e ricevetelo. Sono giorni che rinviate l'intervista. Sì, va bene, zitto. Tu appena arriva mandamelo di là. Sì, padre mio, Maronna. Tane mamma. Ed ecco l'incarnazione della modestia e dell'umiltà, ovvero il Santissimo Padre Maronno, accogliere il giornalista nel suo umile studio. Permesso? Ma certo, si accomodi pure in piedi, che sono sicuro che faremo in fretta, vero? Mi presento, Mariotto Sgambassi. Dell'Avvenire? Dell'Osservatore Romano o di qualcun altro di quei 15-20 giornali di fiction? No, io veramente sono un giornalista freelance. Ah, della categoria morte di fame, quindi. No. Allora forza, via con le domande. Allora, benissimo padre, io sto svolgendo un'inchiesta sui rifiuti. Rifiuti? E che cosa le posso dire? Qualche volta in discoteca un due di picche ci scappa, ma no, no. Molto raramente, perché di solito... Zum, zum, No padre, io parlo dei rifiuti tossici in Campania. Ah sì, ne ho sentito parlare, sono quelle bufale che girano su internet, tipo le scie chimiche, i cosi, i cerchi nel granchio, quelle lì. Veramente non è una bufala. Comunque dagli atti risulta che lei abbia acquistato terreni in Campania per un complessivo di 10 ettari. Ma lo sanno tutti che mi piace molto l'agricoltura. Che cosa crede? Che le mozzarelle crescano da sole? No. Qualcuno dovrà pur coltivarle. Se sono campi coltivati, mi dovrebbe spiegare questo. Che cos'è questo, Maron? L'analisi chimica dei suoi terreni, dai quali risultano altissime percentuali di diossina, petrolio, uranio, perossido di carbonio, crack tagliatomale e preservativi usati. No. Padre mio, che è successo? Niente. Perché il giornalista è steso in terra? Gli avete dato una botta in testa. Ma no, ma quale botta? Gli ho solo dato una delle mie benedizioni speciali. E qual è? Il colpo di Cristo. No.